Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il sistema nervoso. Cos'è il sistema nervoso? È l'insieme di organi e tessuti che permettono di ricevere gli stimoli provenienti dal mondo esterno e dal nostro organismo, elaborarli e trasmetterli sotto forma di segnali alle diverse parti del corpo, in modo da coordinare le nostre azioni. Quali sono le funzioni del sistema nervoso? Coordina le attività volontarie e involontarie degli organi e apparati, fornisce sensazioni sull'ambiente esterno e contribuisce alle informazioni sensoriali. Il sistema nervoso è diviso anatomicamente in due parti: sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Sistema nervoso centrale comprende l'encefalo e il midollo spinale. L'encefalo contiene miliardi di cellule nervose chiamate neuroni che ricevono e trasmettono segnali ed è racchiuso nella scatola cranica. L'encefalo è formato da due emisferi uniti tra loro e in costante comunicazione con il midollo spinale che scorre nella colonna vertebrale. Il sistema nervoso centrale è protetto da delle membrane protettive chiamate meningi e da un liquido cerebrospinale prodotto dal cervello. Il sistema nervoso centrale ha la funzione di raccogliere ed elaborare le informazioni raccolte sia dall'esterno che dal sistema nervoso periferico per poi inviare una risposta adeguata. È inoltre sede delle emozioni, dell'intelligenza, della memoria, dell'apprendimento e del linguaggio. Sistema nervoso periferico. È l'insieme dei gangli nervosi e dei neuroni motori e sensitivi che si trovano all'esterno dell'encefalo e del midollo spinale ed è costituito da tutto il tessuto nervoso al di fuori del sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso periferico viene diviso in sistema nervoso autonomo. Controlla le funzioni dei nostri organi vitali, come la respirazione, il battito cardiaco, la digestione. Il sistema nervoso autonomo è suddiviso a sua volta in sistema nervoso simpatico, parasimpatico ed enterico. Sistema nervoso somatico. Percepisce gli odori, i suoni, la temperatura. Trasmette inoltre i segnali ai muscoli scheletrici ed è quindi responsabile delle risposte volontarie. In sintesi, il sistema nervoso periferico raccoglie le informazioni dall'esterno, le traduce in segnali nervosi e le invia al sistema nervoso centrale, che si occuperà di elaborarle, integrarle e di rispondere in maniera adeguata. Quest'ultimo, tramite il sistema nervoso periferico, invia comandi motori alla periferia per rispondere in base alle varie condizioni o semplicemente per il movimento volontario. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.